Oggi domenica siamo ritornati in un posto incantevole che è questo barcone sul Tevere. Chiatta, si chiama Chiatta. Vabbè, Chiatta Barcone sul Tevere, nello spiazzo De Pinedo, dove c'era l'attracco degli idrovolanti. Esatto, dove è stato fu creato l'attracco per gli idrovolanti e dove attraccarono gli idrovolanti di ritorno dalle grandi trasvolate oceaniche programmate da Italo Balbo. E siamo qui in attesa di un amico al quale abbiamo dato appunto appuntamento. Siccome c'è un argomento di notevole interesse su cui noi dobbiamo spendere ulteriormente qualche parola, lo facciamo subito. E leggendo quello che c'è scritto in questa splendida rivista che si chiama Punto Zero, rivista parallela alla rivista Nexus. Intanto facciamo vedere che sta per essere pubblicato il libro di Gianni Lannes dedicato ai vaccini. Vi consigliamo la lettura perché si tratta di qualcosa estremamente interessante. Ma quello che a noi interessa maggiormente leggere è un capitolo relativo ai condizionamenti mentali. Prima però vi dobbiamo far vedere un'altra cosa, ecco perché vi sto dicendo se potete acquistate Punto Zero, perché c'è un articolo importantissimo, la nuova via della seta, eccola qui. È bella ferrovia che stanno costruendo i cinesi, quindi ci invadono meglio. Fra realtà e ombre cinesi, e beh, bisogna vedere fino a che punto. Questa è la ferrovia. Il tracciato l'ho visto anch'io. Che ci dimostra in maniera inequivocabile che qualsiasi tentativo di aggiramento da parte della potenza americana nei confronti della terraferma è destinato a fallire, perché per ovvie ragioni il sistema di comunicazione cambia. È chiaro che se è nata una superpotenza che non è soltanto la Cina, ma è la Cina assieme alla Russia, è evidente che le contromisure, il blocco continentale, sono molto chiare. Siccome noi siamo stati sempre favorevoli al concetto di Eurasia, perché Eurasia rappresenta una maggiore libertà per l'Italia e una maggiore capacità e possibilità di successo economico per l'Italia stessa, tenendo conto anche che le spese... No, ricordiamo sempre che le vie d'acqua hanno portato vantaggio e svantaggio a secondo del periodo storico, perché... Ma hanno sempre portato vantaggio alle potenze marittime. Fammi finire. Quando il Mare Nostrum era controllato da Roma imperiale, oppure l'Adriatico e lo Ionio erano controllate da Venezia, tutta l'Italia ha avuto un periodo di splendore economico notevole. Quando poi è nata la rotta atlantica, questo ha portato via praticamente tutto quello che era il benessere provocato dalla continuazione della via della seta, è diventato marginale. Ecco perché adesso, se ricominciamo a rinstaurare un progetto di rinnovamento tecnologico di quella che fu la via della seta dell'epoca, sia imperiale e sia anche successiva medievale, risanascimentale, eccetera, sicuramente l'Italia diventerà un percorso obbligato per andare verso nord, e quindi sicuramente un vantaggio anche, ma non è solo per quello, economico, eh. Oltre che in geopolitico. In ogni caso appunto voglio far vedere di nuovo il tracciato, perché il tracciato già c'è, in quanto buona parte del tracciato è già stato fatto, in quanto la via della seta, la nuova via della seta è in realtà la vecchia transiberiana, che viene aggiornata dall'industria tedesca
perché è la Siemens che ha già prodotto i treni che uniranno, attenzione, l'Iran alla Cina e quindi al Giappone. Quindi questa linea qui, che è una linea Il suo nome, Cipango. E non a caso mai interrotto mentre stavo per citare qualcuno che vedi caso era un italiano, che cioè Marco Polo. Ricordiamoci che all'epoca Francesco Saverio. All'epoca sì. Anche Francesco Saverio, però con interessi che non erano specificatamente italiani, del popolo italiano, erano altri interessi, quelli che sicuramente interferiranno in questo progetto. Ecco, ricordiamocelo bene. Francesco Saverio. Caro Francesco, qui non è qui a è qui per rompere le palle, hai capito? Esattamente, come diceva lui anche prima. Sei restaurazioni, Che non lo so. Un bastardo fottuto fino al midollo. Voce, perché devono sentire anche ha fatto questo Saverio. Sei risurrezioni. E mi pare giusto. E per cui veniva apprezzato. Certamente. Molto, molto. Dalle tombe degli altri, dalle tombe degli antichi padri. Allora, poveri noi. Questa possibilità alternativa non ci vede ovviamente nell'epicentro del problema, perché è chiaro che quello che conterà di più saranno i collegamenti tra la Germania, vecchi collegamenti invano cercati una volta, ma se noi ricordiamo ci pensiamo sempre l'aspirazione al terzo Reich o quarto Reich della Germania, che ricordiamolo sempre, è la ripetizione dell'impero romano, ricordiamolo sempre. Non solo, ma è esistito un certo qual tripartito e scommettiamo che questo tripartito, che all'epoca non ha funzionato perché c'erano delle ragioni che non permettevano che funzionasse, adesso potrebbe funzionare. E ricordatevi bene, perché pochi se ne rendono conto, che il Giappone confina con la Russia e non con la Cina. È chiaro? Ecco, questo per dirvi quanto sia importante il momento che noi stiamo vivendo oggi. Confina con la Corea del Nord soprattutto. Poi abbiamo un'altra cosa importante, sempre relativa a quanto è stato scritto qui, che a noi interessa in maniera veramente particolare. Ed è questo. C'è un bellissimo articolo di cui voglio leggere una certa qual parte. Propaganda di Barbara Tampieri. Una tagliente disanima sulla pervasività della propaganda di regime e sulle contromisure messe in atto contro il rigurgito dell'opinione pubblica sino ad arrivare alla creazione del concetto di fake news. E questo a noi ci voleva, perché questo scritto di questa Barbara Tampieri, di cui consiglio di andare a vedere i vari siti, è veramente importante. E questa Barbara Tampieri mi ricorda un'altra donna, Enrica Perucchetti, e sono donne molto, molto acute, proprio per la loro sensibilità femminile, a comprendere le cose che stanno dietro alle manifestazioni. Attenzione, qui c'è scritto, non mi si vede, no. Le fake news fanno male al re, cioè quale re? Il re che sta diventando nudo. Tant'è vero che io voglio leggere un titoletto qui: l'atteggiamento dei media nei confronti dell'emergenza migranti non è razionale ma pedagogico e fondato interamente sulle emozioni. È bellissima questa considerazione, ma cioè, non la dice tutta, sì, vabbè, è tutto l'articolo, fondata sulle veline del Minculpop, esattamente, che è una cosa molto, che non è quello del fascio, Minculpop è quella dei preti pedofili di oggi, certo. Quello è certo, e che saranno... quindi più che un pathos dei giornalisti che scrivono ste cazzate sull'immigrazione è il fatto che è un diktat dal parte del regime che vuole assolutamente che l'apprezzamento della popolazione sia il più largo possibile nei confronti di questa invasione. Esattamente, programmata. Un altro sottotitolo:
la pervasività della manipolazione propagandistica non implica che sia impossibile imparare a riconoscerla. Con un certo allenamento, decostruire la narrazione della propaganda diviene facile. Ricordiamoci che il termine propaganda è nato a inizio Novecento ed è stato applicato sia per quello che riguardava la prima guerra mondiale, sia per quello che riguardava la rivoluzione russa e sia per quello che riguardava poi la rivoluzione fascista, quella che diciamo poi Mussolini aveva preso benissimo la gestione e aveva poi organizzato eventualmente, evidentemente attraverso altre persone. E questa propaganda è un termine di regime, il termine propaganda è viene da propagare, ha assimilato alla conduzione di regime. La propaganda non può essere pubblicità di una società o quant'altro commerciale, ma è una pubblicità di regime. In conclusione di questo importantissimo articolo vi consiglio di nuovo l'acquisto di questo numero molto importante della rivista. Leggo la conclusione dell'articolo, che per me è estremamente interessante. L'articolo è abbastanza lungo e vale la pena di leggerlo per intero. Un gioco crudele di cui Blue Whale, l'ultima probabile trovata della propaganda antirussa e anti-internet, non è che il pallido riflesso su scala individuale. In questo caso, per applicare la legge dell'hamburger, la polpetta di verità consiste nella facilità con la quale non solo da oggi si può indurre al suicidio. Guarda McDonald's, perfetto specchio di quello che dice. Esattamente. Questo qua. Esatto, con la quale non solo da oggi si può indurre al suicidio adolescenti predisposti alla depressione. La propaganda. No, voglio allora vai, faccio vai. Una postilla di un certo spessore, ma non mio, di qualcuno di cui ho letto un articolo stanotte, di cui non mi ricordo il nome, che faceva l'apoteosi del virus, dicendo che il virus, effettivamente io concordo, in realtà non è malefico, non è invasivo, non è pervasivo, non è maligno, nel senso che porta malattie, porta tutte le accuse di cui è stato accusato in questi ultimi 50 anni dalla ricerca biologica. In realtà il virus è semplicemente un qualcosa di non vitale che trasmette elementi metallici, che trasmette elementi di materiale vario, ma che non è il fattore scatenante delle malattie, cioè non è la malattia in sé, è solo il fattore scatenante della malattia che già è in cui già è predisposto l'organismo, è già predisposto. Esattamente. Hanno il fisico già predisposto a quel tipo di malattia, debilitato per vari motivi. Ecco. È chiaro. E quello è poco, ma sicuro, me l'ha insegnato una volta la moglie medico, dicevo, qui se il fisico non è predisposto, lei perché ha subito il. Infatti basta vedere che in una famiglia magari si ammala il figlio e il padre, mentre la madre e l'altra bambina non si ammalano, o l'altro bambino non si ammala. Invece con la vaccinazione di massa si ammalano tutti, questa è la differenza. Tutti, perché mettono vanno a toccare tutti i sistemi antivirali, chiamiamolo così fra virgolette, cioè il sistema di controdeduzione di risposta del fisico fisiologica e quell'altra naturale, invece è indotta dall'esterno. Certo. E quindi basterebbe già questo per dire che i vaccini non dovrebbero essere utilizzati. Attaccano le debolezze. A meno che non siano vaccini veri, cioè quelli prelevati da esseri viventi. Certo. Allora quelli sono compatibili con la vita all'interno della biologia umana. Esattamente. La propaganda è dunque riconoscibile, ma è comunque invincibile, punto interrogativo. L'imprevisto, il cigno nero che compare all'improvviso nei piani della sovrastruttura,
è che la conseguenza logica di questo processo di emotivizzazione della realtà e di spinta sul pedale dell'assurdo e dell'incredibile è che la propaganda perde i suoi superpoteri di persuasione, insomma non le crediamo più. Ora, questa è la frase che a me interessava. È una sovraesposizione. Esatto. Questa è la frase che a me interessava maggiormente sottolineare, perché siamo nella fase in cui la gente ha capito. Tant'è vero che io sono convinto di quello che sto per dire. L'operazione vaccini era un'operazione che loro hanno programmato da tempo, ma come operazione in discesa. Cioè loro cercavano in una sarebbe da riflettere sul perché è cambiato il governo, ma alcuni ministri sono rimasti gli stessi. Esattamente, bisognerebbe andare a vedere quali ministri sono rimasti gli stessi. Guarda caso, la signora Lorenzina è una di quelle. Esattamente, e doveva portare avanti questo discorso. Però la logica, io l'ho già espressa più di una volta, loro avrebbero cercato il consenso di massa in qualcosa che secondo loro pareva ovvio. Quindi loro univano i due vantaggi, il vantaggio economico e il vantaggio del consenso, in una situazione storica in cui di consensi ne hanno persi in continuazione. Ogni volta che questo governo di sciagurati ha chiesto al popolo il consenso alle loro operazioni, il popolo ha risposto di no, pur non avendo ancora reagito con la violenza. Lo farà fra poco, e questo è sicuro. Allora loro cosa hanno fatto? Hanno cercato il consenso in una cosa che intanto ci guadagnavano un sacco di soldi, loro dai personalmente. Dai 40 ai 100 miliardi di euro. Esattamente. E in più... In prima battuta, e poi tutti gli anni a seguire almeno 20 miliardi di euro. E in più loro avrebbero avuto il consenso di massa per un'operazione percepita come operazione che deve salvare la vita delle persone. Hanno toppato anche qui, sono scivolati in una buccia di banana e ne pagheranno le conseguenze. Del bene, soprattutto per la salute. Attenzione, queste altre considerazioni di questa... No, allora, sempre a proposito dei vaccini, bisogna dire una cosa importante, molto importante, che taglia la testa a 200.000 tori contemporaneamente. Ho visto una foto di William Cody, Buffalo Bill, che sta in cima a una montagna di crani di bufalo. Sì, alta circa 8 metri, grande cacciatore di bufalo. È lunga almeno 30-40 e larga una ventina, qualche milione di poveri tori. Sì. Oddio, non mi ricordo. Bufali, non mi ricordo perché stavi dicendo. Hai visto la fotografia di Buffalo Bill? Prima. Buffalo Bill, no, tu che stavi dicendo? E stavo parlando di queste cose qui, della vaccinazione. Che la vaccinazione è stata la scivolata sulla buccia di banana. Vabbè, non mi viene in mente. Vabbè, allora parliamo di Buffalo Bill. Buffalo Bill ebbe questa sua risonanza facendo girare per il mondo il suo carro attrezzi. Il suo circo. Il suo grande circo. Circo Barnum. Tra l'altro il circo Barnum, lui no, ha girato un'altra cosa. Circa 4-5 anni col circo Barnum. Non era il circo Barnum? Sì. No. Il circo Barnum era quello che presentava i mostri, invece Buffalo Bill faceva sparare a Calamity Jane, faceva passeggiare niente meno che toro seduto. E poi loro, quando vennero in Italia, presero la lignata dai butteri della Maremma, che sapevano gargare meglio di lui. Che utilizzavano il lazzo meglio dei cowboys assoldati da Buffalo Bill. Erano quelli del principe Torroni. Sì, esattamente. Quindi, cazzo, una volta, adesso facevano i butteri, prima cosa facevano? I briganti. Briganti. È normale. E tu te vai a pigliare un cowboy del cazzo? Questi sono briganti veri, sai. Allora, attenzione, proseguiamo perché è veramente molto importante. Ricordatevi che la scrittrice si chiama Barbara Tampieri e voi potete vedere Barbara Tampieri, adesso vi dico, su internet, Barbara Tampieri
la Meduc scrive nel 2000, dal 2006 sul blog L'Orizzonte degli Eventi. Ecco, andate a cercare L'Orizzonte degli Eventi e troverete gli scritti di Barbara Tampieri. Chi allora? Dell'incredibile è che la propaganda, per dei suoi superpoteri di persuasione, insomma, non le crediamo più. Questo è un punto essenziale, perché noi stiamo vivendo in questo momento la perdita del maggior numero delle capacità di persuasione, a cominciare da quelle della Chiesa. No, a cominciare dai giornali, dicevamo prima. Sì. Siamo arrivati a numeri da ridere, certo. Giornali che con testate storiche che vendono 3.000 copie al giorno, quando ne vendevano anche 800.000, un esattamente, milione. Esattamente, non parliamo poi dell'Unità, che ne vendeva 500.000, 600, un milione, sì, e mezzo, tanto è arrivato. Che è fallita, il Paese Sera che è fallito, il Momento, esatto, Sera che è fallito. Esatto, il Momento Sera è un giornale asettico, il Paese Sera l'Indipendente è un giornale che è fallito, chiaramente comunista. Allora, però incredibilmente rinasce il Giornale d'Italia, sì, su cui incredibilmente non è che rinasce, scrivono, non è, che rinasce, è solo una parcellizzazione con un certo titolo. E su cui incredibilmente scrivono personaggi che non sanno scrivere, dico io. Anche. Però diventano immediatamente ipso facto giornalisti. Grandi, vabbè, grandissimi giornalisti. Anche magari dei partecipanti al governo. Come no, quelli subito. Tant'è vero che... Allora, leggevo un articolo se relativo. Sta, scusate, se ci sta Alfano. Hai detto tutto. Leggevo un articolo in cui si parlava appunto di libri che vengono comprati e libri che non vengono comprati. E si parlava della discrepanza tra i libri su cui si parla in televisione e gli acquisti reali, da dove risulta che i libri più citati in televisione sono quelli di tale Walter Veltroni, di quale non ne ha venduto nemmeno uno. Ma ti immagini che uno spende i soldi per andare a leggere i libri di Walter Veltroni? Dico, non faceva il cinema questo? Sì, l'unica cosa buona che ha fatto Veltroni è ha fatto quell'almanacco del cinema. Sì, e quando era direttore dell'Unità allegava all'Unità le cassette del cinema americano. Sì. L'unica cosa positiva che ha fatto nella sua lunga esistenza, chiamiamolo politica. Vabbè. Allora, ha sempre vissuto sulla scorta della nomea del padre. Esattamente, il quale era un entusiasta nazifascista, perché fu quello che fece la telecronaca, passato la radio tra le fila del Partito Comunista, ricordiamocelo sempre. Cioè, il quale era quello che fece la famosa radiocronica dell'arrivo di Hitler a Roma. Ah, il padre? Sì. Di Veltroni? Certo. Beh, quelli che ci hanno avuto il padre famoso. Certo. Nonno, come si chiama l'altro che ha fatto il sindaco di Roma lì? C'aveva il nonno quello che ha fatto. Ah, era lo zio, fontana, era lo zio. Ma era Rutelli. Sedra, Rutelli. No? Che era uno scultore. Attualmente Rutelli. Il nonno era scultore. Attualmente sì. Presidente dell'ANICA AGIS, ricordiamocelo, sì, bene. Lavoro quelli lo trovano sempre. Sempre. E passano allora, da una seduta ad un'altra. Il cigno nero che compare all'improvviso seduta nei piani della sovrastruttura fisico, è che la conseguenza logica di questo processo di emotivizzazione della realtà e di spinta sul pedale dell'assurdo e dell'incredibile è che la propaganda perde i suoi superpoteri di persuasione, insomma non le crediamo più. Ovviamente lei parla in questo caso della operazione di massima emotivizzazione legata all'importo degli schiavi negri, perché l'operazione è emotiva, poverini, poverini, salvati dalle acque tempestose del Mediterraneo, che probabilmente non hanno mai visto. Morti, muoiono in continuazione, se non li avessimo salvati noi sarebbero tutti sotto le acque limacciose del Mediterraneo. Poverini, li dobbiamo aiutare, dateci i soldi per aiutarli. E infatti davano i soldi a Dovaine, come si chiamava?
è quello che hanno poi condannato. A sei anni e mezzo. Sei anni e mezzo finalmente, no, siamo tolti dai coglioni. Perché ha contribuito, sennò si beccava anche lui 35 anni, lui se ne beccava 35. Contribuito. E non è detto che non gliene danno ancora di più sì, al cappello. Sì. Ma infatti la risposta del Tribunale di Roma è stata superiore alle nostre legittime credenze. Allora, attenzione, che questo è importantissimo. Chi la costruisce e diffonde sotto forma di psiop appare sempre più incurante del senso di ridicolo delle sue argomentazioni, ma chi la subisce si è addestrato per legittima difesa al fact checking e all'incredulità acquisita proprio grazie alle sparate sempre più inverosimili che gli tocca di ascoltare. Allora, io volevo leggere proprio queste cose. Più la Lorenzin e la masnada di delinquenti che gli fanno da contorno continuano a sparare idiozie, più la gente non gli crede, questi non l'hanno capito. Perché sono degli idioti integrali, sono stati selezionati in un cantiere di idiozia. Cioè, un ministro della sanità, ma anche delinquenti parcellari, parcellizzati come De Lorenzo, le idiozie che ha detto la Lorenzin non le avrebbe mai dette. Ladro madornale, si è fregato un sacco di soldi per rendere pubblica obbligatoria una vaccinazione, ma non ho piantato la grana. Televisione in due trasmissioni diverse nel 2015 e nel 2016 ha parlato dell'epidemia che era in corso in Inghilterra, per cui sarebbero morti per il morbillo, in una volta la disse 270 morti per il 2014, sì. E la volta successiva, l'anno dopo, disse che sempre in Inghilterra c'era sempre questa epidemia, per cui sarebbero morti 274 bambini, solo che negli ultimi, con dati del Ministero della Salute inglese, quindi dati ufficiali, in realtà in quei tre anni è morto solo uno perché era malato per cazzi suoi, per altre cose. Esattamente. Noi siamo a questo punto. L'ho letta anche questa. L'idiota integrale è stata da noi denunciata, è stata da noi denunciata per falsi in atto pubblico, ma lei poverina, non a caso l'hanno scelta, perché è completamente idiota, ma perché non mi denunci? Io, guarda, se lei mi denunciasse, Andrea... Si fa dei gran pipponi. No, c'è di meglio, no, come femmina no, ce n'è molta di meglio. Un pippone, no, di più non le concedo. Allora, la invitiamo al tribunale a ripetere le sue asserzioni, in modo tale che i magistrati possano capire che cazzo di idiota mettono al Ministero della cosiddetta salute. In realtà noi l'abbiamo denominato invece Ministero della Corruzione, per ovvie ragioni. Ma ce l'aveva per davvero la laurea in medicina questa? No, non ha fatto forse manco il diploma. Non ha nemmeno il diploma. Perché mi ricordo. No, pare che lei dice che ce l'ha, però secondo me non ce l'ha, perché se, per dichiarare matura una persona così incompetente, incapace, idiota, ignorante oltretutto, come lei. Certo. Io a professore non mi assumerei la responsabilità. No. Vado a pigliare un bicchiere che per te. Tipicamente, per farvi un esempio, ci siamo disinteressati di economia fin tanto che l'economia non ha iniziato ad interessarsi pesantemente a noi e della nostra sopravvivenza. Guardate, degli esempi uno più calzante dell'altro. Quando mai la gente pensava dell'economia? Quando hanno incominciato a piantare la marea dei grani, delle storie, quando gli economisti hanno cominciato a giustificare le loro malversazioni sulle popolazioni, allora a quel punto lì la gente ha cominciato a interessarsi. A tutt'oggi c'è una gran confusione, ma almeno la gente si interessa e capisce chi sono i veri delinquenti che stanno dietro a certe operazioni e ci stanno dietro da almeno 500 anni. Da quando il signor amico di Leonardo da Vinci, Luca Bartolomeo, il cognome non me lo ricordo mai, ha inventato la partita doppia, l'ha ufficialmente teorizzata completamente, perché la partita doppia gli usurai la utilizzavano già dal 1250. Non a caso un buon fratacchione.
e paradossalmente ci stiamo difendendo grazie ad un mezzo messo a nostra disposizione proprio dal potere. L'ex strumento di scambio di informazioni istituzionale ARPANET, demilitarizzato e impacchettato come neotempio dei mercanti chiamato Internet, ora è sempre più un agorà, forse l'ultimo spazio rimasto di democrazia dal basso. Allora, questa è un'altra frase che bisogna commentare. Io l'ho sempre sostenuto. Chi detiene il potere inventa sempre nuovi sistemi di comunicazione. Però questi nuovi sistemi che dovrebbero servire... No, ricordiamo che Internet, come tutte le scoperte, esce fuori casualmente, più o meno casualmente, diciamo che ci sono molte ricerche in contemporanea in giro per il mondo oramai da secoli, che più o meno consapevolmente e mutualmente sono consapevoli dell'esistenza dell'uno dell'altro e che fanno le ricerche che tendono a trovare soluzioni identiche. Però molto spesso queste risoluzioni, queste ricerche, quasi sempre direi, diciamo, questi ritrovamenti vengono fatti molto casualmente, e una di queste ricerche è stata fatta al CERN di Ginevra, quando nel 72 qualcuno, avendo necessità di comunicare con le università americane dalle università europee, avevano bisogno di interloquire velocemente, più che con la posta aerea, perché allora c'era la radio o la posta aerea o il telegramma, e allora qualcuno inventò embrionalmente, e poi cominciò a essere sviluppata. E la cosa, come tutte le cose innovative e rivoluzionarie, vennero immediatamente carpite e fatte proprie dai militari, perché i militari, quando vedono che c'è qualcosa di utilizzabile militarmente, la prima cosa che fanno è la segretano. Dopodiché, nel corso degli anni questa tecnologia è stata sviluppata e quindi poi riversata di nuovo alle università. Solo che nel frattempo tutti i brevetti di questi dispositivi che permettevano, è vero che Internet è libera e non c'ha nessun copyright, ma gli attrezzi, gli strumenti, le tecnologie e tutti gli apparati che servono per trasmettere Internet hanno un brevetto. E indovinate un po' chi ha comprato questi brevetti? Chi li poteva comprare, evidentemente. Chi aveva i soldi. Chi era interessato. Chi aveva i soldi, e appunto, come sempre. E chi c'ha i soldi? Certi lor signori. Oh, allora, le più grandi aziende di produzione di strumentazioni e apparati di trasmissione di via Internet sono di nazionalità ben precisa ormai. Certamente. Tant'è che il ministro delle comunicazioni attuale, italiano, ha dei contatti molto vicini a queste persone. Chiamiamolo con il loro nome, Israello, va bene? Ecco. Allora, però il concetto che io volevo esprimere, che è un concetto storicamente approvato, è che... Non a caso sono sempre quelli che hanno avuto i soldi e sono sempre quelli che hanno avuto il controllo delle vie di comunicazione, anche delle vie della seta. Esattamente, direi di sì. I veneziani erano solo il cammello, il guidatore, non erano i veneziani. Vabbè, quelli che andavano lì anche a piedi avevano i loro interessi anche personali. Certo. Poi i soldi erano di altri. E non a caso Venezia è stato il primo posto dove hanno riconosciuto una cittadella della città per loro signori, che poi hanno detto: oddio, ci hanno recluso, ci hanno recluso. Vi ricordate nel 56 quando volevano bloccare il porto di Suez lì col canale? Sono intervenuti subito gli americani a mettere a posto. No, gli inglesi e i francesi. Io ricordo benissimo, gli inglesi e i francesi. Gli inglesi e i francesi, perché... Nel giro di 24 ore, due o tre giorni.
dopo due o tre giorni c'erano gli americani, c'erano gli francesi e gli inglesi. E lì al canale di Suez c'erano i parade della legione per quanto riguarda i francesi, i quali accettarono molto molto di malincuore questo intervento statunitense, che era ovviamente molto molto motivato, interessato. A lasciare molto interessato in prima persona. Abbia pazienza. Per andare nell'Iran, per andare in via breve, perché loro c'avevano non so quante basi nel Mediterraneo nel 56, certo. Ce n'avevano soltanto 3 o 4 da noi. È stata di più. Da noi ce n'hanno 113 adesso. Quella è stato l'atto fondamentale di estromissione della Francia e dell'Inghilterra ufficialmente dal Mediterraneo. E in quell'atto lì, in quel momento lì, è circa 11 anni dalla fine della guerra, è finita il potere autentico, vero, di controllo dell'Africa e di tutte le vie del Medio Oriente da parte della Francia e dell'Inghilterra. La Francia poi ha fatto tutta una serie di operazioni, compresa l'attacco contro Gheddafi, che però sono tutte sistematicamente al servizio di loro signori, come dimostra molto bene. Non a caso Sarkozy, sappiamo chi è. Sarkozy e adesso Magnon, Mignoni, Macron, il quale adesso si sposa con il... Ah, è uscita una bella battuta stanotte. Magnon, Macron vuole che la sua fotografia diventi una gigantografia in tutti gli uffici pubblici. La vuole più grande. Ah, sì. Eh sì, perché se no non si riconosce. Non rientra nemmeno in un... Si sposerebbe benissimo con la prima ministra. Oh, ma li scelgono proprio. Li scelgono con l'alternino, sì, i personaggi. Certo. Cioè gente proprio malata, cerebralmente malata. Ah, sì. Invece vuol fare. A sto punto hanno rivalutato pozzino Berlusconi, perché Berlusconi faceva l'inchino, certo. Però non ci metteva piede nessuno, anche perché lui faceva quello che ha fatto Tito nella Jugoslavia, sì. Governava tutte le tribù, la Jugoslavia, certamente. Erano 6 paesi diversi, esatto. E Tito, essendo croato, lui ci teneva i guerrieri serbi, perché i serbi sono sempre stati duri. Certo. Ricordate quando hanno fermato i turchi, certo. Che se no arrivavano a Vienna. Certo. Sono stati serbi. Stavano sotto le porte di Vienna. La famosa battaglia che ha lanciato i turchi l'etnia serba. Bombardavano Vienna con i cannoni, certo. Di bronzo. Quindi certo. Ricordiamoci. Sì, sì. I super cannoni di bronzo all'epoca, ti ricordi? Cazzo. Non i cannoni, c'erano delle bombarde tremende. Buttavano dei proiettili da 3 quintali. E così, alla stessa maniera, Gheddafi teneva a bada tutte, esatto, le tribù. Esatto, l'hanno attaccato per quella ragione. Chiaro. Perché volevano scompaginare la Libia e indirettamente colpire l'Italia. Come si sono precipitati subito verso i pozzi. Esattamente. E loro proteggono quello che c'ha i cannoni adesso. Io non ho capito. I francesi. Che cazzo di ricatto gli hanno fatto a Berlusconi per impedirgli di portare aiuto che aveva firmato. È difficile farlo. Comune alleanza. Era difficile farlo. Manco 6 mesi prima. Anche per noi sarebbe stato molto. Noi personalmente sarebbe stato molto difficile contrastare la Francia in quel momento. Non lo so. Sul terreno. Non lo so. Ricordiamoci che all'epoca, durante l'attacco francese e poi americano, la Libia pululava di agenti del servizio segreto italiano, ricordiamocelo bene. Io lo so perché è diventata una notizia che è diventata pubblica. È stata un'altra delle sconfitte che abbiamo preso nel Mediterraneo. Esattamente. 100 e passa anni dopo della Tunisia. Dove c'erano non so quanti italiani, siciliani e italiani. C'erano 200.000 italiani. Ecco. Anzi, la Tunisia erano soltanto, perché dice, questi c'erano soltanto italiani in Tunisia. E adesso vanno a occupare, si sono precipitati. Certo, erano molto più forti all'epoca loro.
E beh, era il 1891 mi pare, 92. No, prima. No, è prima no. Perché la copertura. Ah, 1800. L'occupazione 1870. Della... 43, sì, 43. L'occupazione 43. Della Tunisia è avvenuta sotto il regime di Napoleone III. Napoleone. E prima del 1870. E quindi 1865. 1860. Ah, non era negli anni 40-50, no? Mi sembrava che era dopo, perché negli anni 40-50 non c'era Napoleone III. Ah, già, era proprio nel Napoleone regime. Espansione. 1858, 60, 62. Esattamente, dopo il colpo di Stato. Fino a 70. Dopo il colpo di Stato di Napoleone III e prima del 70. E ancora adesso io ho parlato per esempio con lui che mi capisce. Però l'Italia era già unita, quindi va dal 1860 al 1868-69. Sì, sì, è vero. L'Italia era già unita e avrebbe avuto la... E aveva un occhio molto lungo perché avevamo iniziato delle trattative sotterranee proprio per avere un accesso alla Tunisia. Certo. Fummo anticipati dalla Francia, ma anticipata di mesi, la quale vedendo che gli italiani... Non c'era coinvolta pure gli Stati Uniti in quella storia lì? No, negli Stati Uniti... Ah, erano andati a fare la costa dei Berberi, ti ricordi? Gli Stati Uniti... L'espedizione punitiva della gli costa Stati Uniti Berberi, fecero il bombardamento di Casablanca. Ah, ecco. Di esatto, era del 1800... Ma era nel Marocco però. Ma non mi pare che no, hanno fatto un raid che tutta la costa nordafricana. No, l'attacco era a Casablanca. L'attacco era a Casablanca. Hanno fatto i repulisti della costa dei Berberi. Esattamente, tutta. Non, in particolare a Casablanca. Allora, l'operazione ovviamente è stata un'operazione statunitense che è stata anticipata da un'altra spedizione statunitense, lo voglio ripetere per l'ennesima volta, nel 1847 con la scusa che andavano a cercare il petrolio sotto il Mar Nero, sotto il Mar Morto. 1847, prima spedizione dell'esercito degli Stati Uniti in Europa, nel Mediterraneo e in Palestina con la scusa di andare a cercare il petrolio sotto il Mar Morto. Quindi, in Palestina, diciamo. In Palestina, ecco. In Palestina. 1847, cioè esattamente una quindicina d'anni prima della guerra civile. Proseguiamo. Difatti, se ai tempi di Joseph Goebbels, quando c'era solo un abbozzo di moderna società della comunicazione... Goebbels è stato un grande innovatore. Sì, comunque, quando c'era solo un abbozzo di moderna società... Ma è evoluto la comunicazione. Era evoluto, ma vorrei dire oggi che c'è internet, che è qualcosa di... Certo. Poteva essere vero che una bugia tanto più grossa fosse stata, tanto più sarebbe stata creduta. Questo che è importantissimo. Lorenzina, gli idioti che ti stanno tu sei ancora agli anni 30, tu più dici cazzate, più le dici grosse, tu ubbidisci a Goebbels, ma Goebbels ha finito, c'è internet, capito Lorenzin, testa di cazzo? Oggi questo postulato sta diventando sempre meno valido. Ecco perché la signora Boldrina vuole annichilire il discorso. Esattamente. Di internet. Sono riflessi condizionati. Queste donne qui sono tornacole da quattro soldi, no? Hanno i riflessi condizionati. Quando è successo qualcosa? Sono capinere e ballerine. Ma infatti è rarissimo quello. Sì, ce ne abbiamo 4-5 adesso perché sono una coppia, hanno fatto il cuccio, vengono di là perché io gli do. Guardate che bello. E vanno a cercare le briciole. Capinere per ballerina, sì, sì, sì. La ballerina, sì. Sì, ci fanno qualche regalino, vabbè. Che sia. Bellissimo. Non è mica il gabbiani che se ti fanno una cappa sulla macchina. Te lascio. Allora, avete capito? Tu giustamente hai detto che la Boldrina, secondo un meccanismo di riflesso condizionato, siccome è andata male, allora per il riflesso condizionato dei bambini scemi, quelli che voi volete far diventare scemi con le vaccinazioni, no? Quando qualcuno, un altro bambino ti porta via qualcosa, tu fai il riflesso così. E la Boldrina, che è una ex bambina scema, oggi è adulta cretina, la Boldrina è
è evoluta. Da bambina scema è diventata adulta cretina. Pretende di chiudere internet perché internet permette di smascherare cazzate che cretina fanno. Cretina non glielo possiamo dire perché lei è atea, quindi sì. Non è cretina. Ah vabbè, povera cretina. Sarebbe, vabbè. Chiudo quella porta perché una bugia tanto più grossa fosse polvere. Stata, tanto più sarebbe stata creduta. Oggi questo postulato sta diventando sempre meno valido grazie all'interconnessione di milioni di nodi di una rete di comunicazione che, più che virtuale, è ormai neuronale, ovvero fisica, e nella quale è sempre ogni nodo... stata così. Bisogna dire adesso che è diventato... uno snodo hub è sempre radiale, è sempre sferoidale. Sì, però circa 5-6 anni fa internet non era diffusa come era oggi. Oggi ormai, secondo un meccanismo che è legato al progresso tecnologico che si avvolge... No, ma anche alla progressione matematica in base non più 2 come geometrica o 3 come volumetrica, ma in base N alla N. Allora... E quindi esponenzialmente sviluppate, cioè prima cresceva in base 2, poi in base 3 e adesso in base N. Ormai è pervasiva. Esatto. Permesso, diciamo qualche cosa di un po' familiare. E perché i genitori glielo comprano a 6 anni? Esattamente, è importantissimo. Invece di comprargli il telefonino come quello che ho io, che fa solo le telefonate e riceve solo le telefonate. Bravissimo. Fino a 16 anni, che so. Non dico 18, ma almeno fino a 16 anni cominciano un po' a ragionare. Non gli mettere in mano quell'affare lì che possono... Allora, tutte le cose, una riflessione. Internet, come tutte le fasi adolescenziali e, diciamo, nascenti e poi adolescenziali di tutte le tecnologie, subisce gli influssi negatività di qualunque sistema che sta crescendo e sta strutturandosi. Una volta che sarà strutturato, tutte le anomalie negative che vediamo, come ad esempio anche l'abuso ed altro, soprattutto l'abuso, non è che uno, quando a 18 anni c'è la patente e prendi la macchina per la prima volta, vai in giro dalla mattina alla sera perché ti diverti, vai a trovare gli amici che non vedi da 20 anni, no, da 10 anni, eccetera. Ma quando tu la macchina la usi tutti i giorni da anni, la usi solo per l'uso che veramente è necessario. Quindi non vai più per 18 ore su internet a navigare sulle cazzate più assurde, vai solo sulle cose essenziali. La coperta, la uso una volta o due la settimana. Appunto, quando è una considerazione molto importante. È una tecnologia, è uno strumento che al momento è in fase adolescenziale di autoapprendimento da parte dell'utente e da parte stessa dei gestori, dei provider e quant'altro, che stanno testando tutte le varie potenzialità, come quando, che ne so, uno da ragazzo dice scopo fino alla morte, no? Per vedere quante me ne faccio. Non so se l'avete fatto fino a voi. Oh, Giorgio, te lo ricordi? Ti ho capito. L'avevi fatto te? No, io fino sì. Alla morte no. Tanto è vero che sono sopravvissuto. Sì, vabbè, fino a che non ce la faccio più, capito? Esatto. Voglio dire. E quindi è quello il problema. Cioè ti levi la soddisfazione di arrivare al tuo limite. Non ho sentito mai una parola del ministro dell'istruzione e del ministro della sanità. Certo. Che il ministro della sanità è anche quello della sanità mentale. Certo, esattamente, bravissimo. Mens sana in corpore sano, ricordiamocelo sempre. Quindi. Allora. Grazie all'interconnessione di milioni di nodi di una rete di comunicazione che, più che virtuale, è ormai neuronale, ovvero fisica, e nella quale ogni nodo, ovvero ognuno di noi, è in grado di produrre informazione e soprattutto controllare, confermare o confutare quell'altrui. Soprattutto quella fornita dalla propaganda del regime. E con questo io ritengo chiusa questa nostra chiacchierata. Era un intervento, quello di prima, che era veramente essenziale, veramente importante, non me lo ricordo più, guarda, incredibile, era un intervento che avrebbe aperto tutto un altro scenario.
e non riesco a ricordarmelo più. Devo chiudi qui che dopo te lo ricorderai. Che valuta la ministra come si chiama lei? Della corruzione. Lei si chiama ministra della corruzione. A proposito di corruzione, prima ho citato.